campo per il Romagna con il numero 3 Bianconi, con il numero 4 Maroni, con il numero 6 Albertini, con il numero 7 Mazzanti, con il numero 8 Chiarini, con il numero 11 Collini, con il numero 12 Tassinari, con il numero 15 Rotaru, con il numero 16 Radelli, con il numero 18 Di Domenico, con il numero 23 Travaghi, con il numero 25 Bandini, con il numero 26 Rinaldo, con il numero 64 Lombetta e Deleu, con il numero 73 Alonso Garcia, con il numero 88 Antic, allenatore signore Domenico Tassinari. Per i Vikings, Rubiera con il numero 1 Mattia Rivi, con il numero 4 Luca Bortolotti, con il numero 6 Piero Di Benedetto, con il numero 8 Davide Tagliani Rossini, con il numero 11 Francesco Panettieri, con il numero 12 Matteo Cavina, con il numero 13 Roberto Bartoli, con il numero 17 Vasco Ida, con il numero 20 Andrea D'Amadio, ventesima giornata del campionato di Serie A Gold di pallamano maschile. Al Palabursi di Rubiera si gioca il derby emiliano-romagnolo tra i Vikings Rubiera e il Romagna, due squadre che dal punto di vista formale in questo momento sono appaiate all'ultimo posto della classifica, mentre in realtà Rubiera ha in ballo i 5 punti di penalizzazione che dovrebbero essere restituiti alla formazione rubieresi in base a quella che è la decisione del CONI. Tutto è pronto per l'inizio della partita. Si attende soltanto il fischio d'inizio, gli arbitri Bocchieri e Scavone. Si comincia dunque questa sfida tra le due formazioni in maglia blu con bordi arancioni, la formazione romagnola del Romagna, in maglia rossa con inserti blu quella del Rubiera, in attacco con il primo pallone di apertura di questa sfida. Manca nella formazione rubierese Pagano, influenzato in questa settimana, mentre c'è il primo gol, lo timbra Piero Di Benedetto. 1-0 Rubiera, dicevamo. Manca Pagano, manca anche Santilli, che ormai stava arrivando a una buona condizione ma purtroppo si è infortunato proprio questa settimana durante l'amichevole contro il Ferrara United giocata qua al Palabursi di Rubiera, e infortunio che lo terrà fuori ancora a lungo. L'attacco del Romagna con la palla che arriva a Tassinari, Tassinari la perde, c'è il fallo però commesso su Alonso Garcia, che è uno dei volti nuovi della formazione del Romagna, il mancino spagnolo.
si riprende con un 9 metri con Tassinari al centro, Antic e appunto Alonso Garcia Terzini, Tassinari per Alonso Garcia, per Antic, Antic prova l'uno contro uno fermato da Strada, poi ancora un fallo della difesa rubiarese che è partita decisamente aggressiva in questo avvio di match. Tassinari, Antic, Antic, sfondo di Antic, palla persa dalla formazione del Romagna, Pereira, palla persa anche da Rubiera con il giocatore italo-brasiliano, il contropiede con la conclusione fuori da parte di Di Domenico, occasione sciupata dal Romagna, prova a giocare in velocità, allora Rubiera con Ila, la conclusione, la parata però da parte di Lombé Birkenauer, altro volto nuovo della formazione romagnola. Sempre 1-0 per Rubiera in questo avvio di partita, con la palla per la formazione ospite del Romagna in attacco con Tassinari, per Antic, Tassinari si butta in mezzo, va al tiro, c'è la parata di Voljuvac ma c'è il fallo commesso su Tassinari, si riprenderà dai 9 metri, quindi Gollini pronto alla rimessa, la palla per Antic, Tassinari, Alonso Garcia fermato da Cavina, ex di turno Cavina assieme a Dall'Aglio che è in panchina per Rubiera, la palla ancora Garcia, uno contro uno, va all'ala per la conclusione, la parata di Voljuvac sulla conclusione dall'ala mancina, Strada, Di Benedetto, Di Benedetto, Strada, prova via l'uno contro uno, ancora Di Benedetto, la palla arriva al pivot, la conclusione, la parata di Lombé, ma la palla è recuperata da Rubiera. Si può dunque tornare a giocare. Sempre 1-0 Rubiera con l'attacco della formazione di casa di Benedetto, Bortolotti. Manca anche un altro giocatore a Rubiera perché è squalificato Davide Bartoli. La palla arriva a Di Benedetto, Di Benedetto, palla persa senza infrazione della difesa, l'attacco di Antic, Antic, la palla per Tassinari, è rientrata bene la formazione rubiarese in difesa, Antic, Antic per Tassinari, Garcia, ancora Tassinari per Antic, ancora Tassinari, Alonso Garcia, Tassinari, la palla ad Antic, il tiro di Antic, palla all'incrocio per l'1-1 e ci sono due minuti per forza, il giocatore che ha tagliato dentro il cerchio di centrocampo impedendo la rimessa veloce, si tratta del giocatore dell'ala destra del Romagna, due minuti dunque per lui, 1-1 il punteggio. Siamo partiti con tanti errori da una parte e dall'altra e portieri protagonisti sia su un fronte che sull'altro, dopo 5 minuti siamo sull'1-1, Rubiera in avanti, Di Benedetto, Pereira, la conclusione di Pereira, ancora l'intervento però da parte di Lombé, altro intervento del portiere, già la terza parata del portiere del Romagna, ora gioca l'extra player, la formazione romagnola. In attacco Antic, Tassinari, Alonso Garcia, ancora Antic, sale Di Domenico, la palla per Alonso Garcia che rischia il gioco passivo, Tassinari uno contro uno, Alonso Garcia sotto mano, la palla nell'angolino, gran gol questo di Alonso Garcia. Rimessa in gioco a centrocampo
per Rubiera. 2-1 il punteggio per la formazione ospite di Benedetto, per Strada, ancora di Benedetto per Pereira, che va dentro di potenza e va a realizzare Alan Pereira il 2-2 sfruttando la superiorità numerica della formazione rubiarese. 2-2 il punteggio. Sale Di Domenico, gioca anche Gollini, poi esce Tassinari, su di lui chiude Pereira, ancora Tassinari a impostare il gioco per il Romagna, che con questi due innesti e il recupero di Antic si è decisamente rinforzato. Proprio Antic rischia i passi, poi gli fischiano lo sfondo, secondo me era più passi che sfondo. Comunque palla persa dal Romagna, ancora Pereira, Pereira la finta, la conclusione, la rete di Pereira, e c'è il fallo ai 2 minuti su Pereira al tiro, è andato sul braccio di tiro il giocatore del Romagna. Rete di Pereira, 2 minuti per Antic. Sette minuti giocati, 3-2 il punteggio, perché il gol di Pereira è valido. Si può riprendere a giocare, dunque torna in vantaggio Rubiera di una lunghezza, 3-2 il punteggio. Tassinari per Garcia. Alberini torna da Alonso Garcia, c'è l'extra player adesso per il Romagna. Tassinari, palla quasi rischiata di perdere da parte del Romagna, poi Alonso Garcia per Tassinari, il tiro toccato da Strada, la rimessa in gioco è per il Romagna, ma mi sembrava che ci fosse segnalazione di passivo in precedenza, qui non l'ha toccata il portiere, evidentemente non era così, adesso viene segnalato il passivo. Tassinari, la palla per Garcia, fermato dalla difesa rubiarese. Devono forzare il tiro, Garcia, la palla, non arriva nessuno, ancora 9 metri. Gollini per Garcia, tiro murato da Garcia, parte Boni in contropiede, la palla è per... però era passivo, quindi resta passivo. È passivo, e infatti alla fine arriva la fischiata, palla recuperata da Rubiera con un'ottima difesa. Gioca Oleari, adesso terzino sinistro per la formazione rubiarese. Boni di Benedetto, Oleari di Benedetto, la palla che arriva a Boni, Boni controlla male. Altra palla persa da Rubiera. In questo avvio di partita termina direi l'esclusione da parte della formazione romagnola in attacco, con la conclusione fintata, poi il tiro fuori da parte di Alonso Garcia, che ha fatto tutto bene tranne la cosa principale, cioè il tiro. Torna in attacco allora Rubiera, avanti 3-2, palla in mano con Strada, terzino destro, Oleari terzino sinistro, Di Benedetto centrale, sale Ila, la palla per Oleari, Oleari 1-1, Di Benedetto, non c'è spazio, la palla per Strada, Strada, Di Benedetto, Di Benedetto al tiro, va in gol Piero Di Benedetto, secondo gol personale, 4-2 Rubiera. Dopo 10 minuti di gioco,
rientra Antic nel ruolo di terzino sinistro, prima c'era Rotaru per qualche secondo in quel ruolo. Antic per Tassinari, Tassinari la palla persa dalla formazione ospite, recupera Rubiera col contropiede, non aggancia Pasco, altra palla persa da Rubiera, troppi palloni gettati al vento dalla formazione rubierese che andavano gestiti meglio in questo avvio di partita. Ancora la palla all'ala con la conclusione, la parata di Voljovac, palla recuperata da Rubiera grazie all'intervento del suo portiere, torna in attacco Rubiera con Di Benedetto, Di Benedetto per Oleari, Oleari, Di Benedetto, Strada, Strada, la finta, va la conclusione, c'è la ribattuta però da parte del portiere e poi la palla non incredibilmente non recuperata da Rubiera, termina a terra Pasco, la palla all'ala con la conclusione e la parata ancora di Voljovac, mentre è rimasto a terra Ila sull'azione precedente. Si rialza il giocatore di Rubiera che però deve uscire dal campo. Questo infortunio muscolare probabilmente del numero 17 di Rubiera. Entra Patroncini al suo posto. A palle per Rubiera dopo l'ennesima parata di Voljovac. Quattro a due il punteggio, 11 minuti e 27 secondi giocati nel primo tempo. Si riprende dunque a giocare con l'attacco di Rubiera. Oleari, Di Benedetto, Strada, Di Benedetto, Patroncini, Oleari, Oleari, la palla al pivot, la conclusione, la rete di Bortolotti. 5 a 2 il punteggio. 5 a 2 il punteggio per Rubiera, trascorsi 12 minuti in questo primo tempo. Tassinari, Antic, la palla per Garcia, c'è il fallo in uscita di Di Benedetto sul giocatore spagnolo. Sale Alberini, la palla per Antic, Antic, Tassinari, Tassinari, Antic, la palla per Alberini, il tiro completamente fuori di Albertini. Strada per Di Benedetto, Oleari, esce Cavina, rientra Bortolotti nel ruolo di pivot. Patroncini, Oleari, Oleari, Strada, Strada, va via bene, torna a dare ad Oleari, recupera il pallone, c'è un fallo sui 9 metri, era già dentro, doveva avere più decisione Strada che si era già liberato dell'avversario. Strada, Di Benedetto, il tiro di Di Benedetto e la palla ancora in rete per il 6 a 2 Rubiera. 13 minuti e 20 secondi giocati a parte da formazione rubierese. Albertini per Alonso Garcia, esce Gollini, Gollini non sa cosa fare, passi questi non fischiati dall'arbitro. Dall'altra parte Antic, va via uno contro uno il tiro, Voljovac, ancora la parata di Voljovac, rimessa in gioco per il Romagna con la palla che arriva a Tassinari. Sale Albertini, ancora Tassinari, Tassinari, Alonso Garcia cambia il gioco,
c'è il fallo che di Patroncini su Di Domenico, ancora rischio passivo per la formazione del Romagna, time out chiesto dalla formazione romagnola. ...6-2 il punteggio dopo 14 minuti e 20 secondi di gioco. Rubiera è partita molto bene soprattutto in difesa e soprattutto col suo potere voglio Vaz, invece non è riuscita Romagna fino ad ora ad opporre una difesa altrettanto dinamica, nonostante un ottimo Lombé Birkenauer tra i pali, portiere francese appena arrivato nella formazione romagnola. In teoria dovrebbe essere sotto gioco passivo la squadra del Romagna. Vediamo se effettivamente sarà così. Gli arbitri, ricordiamo, sono Bocchieri e Scavone. Si può riprendere a giocare. È entrato anche Rinaldo nella formazione romagnola, è entrato anche Rotaru, quindi Antic gioca da centrale adesso, prova a mettere più potenziale offensivo, infatti c'è il rischio gioco passivo. Antic, Rotaru passivo, altra palla persa dalla formazione ospite, altra possibilità offensiva per Rubiera. Entra dopo tante settimane d'assenza anche l'ucraino Nagava Hosseini nella formazione rubierese, qualche minuto in campo anche per lui per ritrovare e riadattarsi al clima partita. La palla per Di Benedetto, Navid per Oleari, ancora Navid che si trova in posizione di centrale, adesso la palla è nuovamente per lui, va la conclusione, c'è il tiro però centrale, la parata di Lombé. Prova a giocare in velocità ma perde la palla la formazione romagnola, va Di Benedetto che cambia per Patroncini che va in gol per il 7-2 Rubiera, che quando può accelerare un po' indubbiamente dimostra di avere una marcia in più. 15 minuti e 30 secondi giocati in questo primo tempo. Sale Di Domenico, la palla per Rotaru, ancora Rotaru per Antic, Antic per Alonso Garcia, ancora Antic, la palla data al pivot, quasi recuperata dalla difesa rubiarese. Gli arbitri vedono comunque un fallo, si riprenderà dai 9 metri. 9 metri già battuti con Alonso Garcia per Antic, Rotaru, Rotaru uno contro uno, la palla ancora per Antic, per Garcia, poi al pivot la conclusione, la rete da parte di Rinaldo, ritrova il gol il Romagna, terzo gol per la formazione ospite contro i 7 di Rubiera. 16 minuti e 30 secondi giocati in questo primo tempo. Navid per Di Benedetto, sale Bortolotti, palla per Di Benedetto, c'è Oleari centralmente, riceve questo pallone non semplice, ancora Oleari, Oleari per la palla per Navid, ma si era alzato Patroncini, non era più nel suo posto e quindi palla persa da Rubiera. Unica nota negativa, troppo palle perse, sfondo, sfondo questo di Alonso Garcia, prova ad andare in contropiede, Rubiera con Cavina e la palla in rete per Matteo Cavina. 8-3 il punteggio, c'è l'ammonizione per il giocatore del Romagna Rotaru, ma quindi una sanzione in teoria a gioco in atto dovrebbe essere, vabbè, dovrebbe essere palla di Rubiera, probabilmente solo coi 2 minuti in realtà con la sanzione più grave. Ammonito Rotaru, 8-3 Rubiera, palla per Antic che chiama a salire Di Domenico,
ancora Rotaru per Antic, per Alonso Garcia, per Antic, al tiro Antic va a incrociare bene, realizza il quarto gol della sua partita. Rubiera prova a giocare veloce con la conclusione, la rete del ritrovato Navid Nagavai Hosseini per il 9-4 Rubiera. Ancora penetrazione, la rete, troppo facile questa da parte di Alonso Garcia, 9-5, si alzano i ritmi, ancora Nagavai Hosseini, fischio arbitrale. Palla persa da Rubiera. 18 minuti e 40 secondi giocati in questo primo tempo. 9-5 il punteggio. Tacco di Rubiera del Romagna con Antic all'ala. Di Domenico, la conclusione, la rete questa volta di Di Domenico, si riavvicina meno 3 la formazione del Romagna. Bisogna stare attenti perché ovviamente ogni palla persa rischia di pesare tantissimo. È rientrato nel frattempo Pereira nella formazione rubiarese, ricordiamo che deve fare a meno nelle rotazioni di Pagano, che è un po' un giocatore importante per l'equilibrio del gioco rubiarese. Nagavai Hosseini per Pereira, rischia di pasticciare la palla per Patroncini, Pereira per Nagavai Hosseini, Nagavai Hosseini al pivot, la conclusione, la rete da parte di Boni. 10-6 il punteggio, protesta il portiere del Romagna Lombeu, chiedeva l'infrazione di area sul taglio del giocatore rubiarese, che a sua volta chiedeva i 2 minuti per la spinta ricevuta al momento del tiro. Fatto sta, gol convalidato, 10-6 Rubiera, l'attacco di Alonso Garcia, la palla per Antic, Antic 1-1, viene fermato. La palla persa, gli arbitri vedono un tocco di piede, quindi di un difensore, quindi 9 metri in favore del Romagna che si salva. Palla per Antic, va su, il tiro stoppato da Pereira, poi ancora Antic, fermato da Pereira. Qui non siamo stati molto veloci perché su questa difesa di Pereira bisognava essere lesti a recuperare il pallone. La palla arriva al volo per nessuno, la recupera Rubiera con un'ottima lettura difensiva da parte della squadra di casa. Attacco quindi di Rubiera, entra Dall'Aglio, altro ex di turno nel ruolo di pivot. Attacco allora di Rubiera con la palla per Patroncini, Pereira, il tiro, la rete di Alan Pereira. 11-6, tornano 5 le lunghezze di vantaggio per Rubiera, 21 minuti sul cronometro e 40 secondi giocati, 11-6 il punteggio. L'attacco del Romagna con Rotaru per Antic, esce molto Cavina, lascia troppo spazio ad Antic e Antic lo attacca e lo batte. 7° gol per la formazione ospite, questa volta è stato troppo generoso Cavina nel cercare questa difesa ed è stato beffato dall'attaccante, in questo caso Antic. 11-7 il punteggio. Rubiera in attacco con il, ancora lo schema che chiama in avanti al taglio Patroncini, poi da Pereira, Di Benedetto, Nagavai Hosseini, la palla all'ala, non la recupera però Boni, palla persa ancora da Rubiera in attacco con la palla che arriva a conclusione, la rete da parte di Rotaru.
che porta 8 il bottino complessivo dei suoi. Torna Strada in campo. ...11-8 per Rubiera, 23 minuti sul cronometro trascorsi in questo primo tempo, con la palla per Boni, Di Benedetto, Strada, ancora Boni, Boni, la palla per Strada, Strada per Di Benedetto, all'ala arriva Patroncini che prova a mettere sotto le gambe a Lombè, che però non si fa beffare, la palla termina però lateralmente, quindi resta in attacco Rubiera, si chiede la distanza di 3 metri. Di Benedetto, Strada, Strada, ancora Di Benedetto, Di Benedetto va via, viene fischiato fallo su Di Benedetto che aveva concluso a lato, rimessa in gioco. ...9 metri, 6 minuti alla fine del primo tempo. Di Benedetto, Pereira, la conclusione di Alan Pereira, coglie il controtempo Lombè per il 12-8 Rubiera. Rotaru per Alonso Garcia, sfondo di Alonso Garcia, altra palla persa dal giocatore ospite, torna in attacco allora Rubiera, Di Benedetto per Pereira. Pereira, la palla arriva all'ala, stavolta Boni è attento, non si fa sorprendere, Pereira per Strada, Pereira, Strada sale dall'aglio, Pereira si butta dentro, va la conclusione, c'è il rigore per il fallo su Pereira. ...7 metri, 7 metri. Boni dai 7 metri. Boni, la conclusione, la rete di Giacomo Boni per il 13-8. 13-8 Rubiera, 4 minuti e mezzo alla fine. Entra anche Panettieri nella formazione rubierese. Ancora Alonso Garcia, va la conclusione, c'è il rigore e 2 minuti per Panettieri, appena entrato lo ha atteso e quindi è stato attaccato dal giocatore spagnolo che lo ha battuto. Cambio portiere, entra Rivi al posto di Voljuvac. Va Antic dai 7 metri. Antic contro Rivi, la conclusione, la rete di Antic, meno 4 Romagna, più 4 Rubiera, vedetela un po' voi, Rubiera che giocherà con l'extra player, mancano 4 minuti alla fine, no, in realtà chiama il time out la formazione rubierese e quindi a 4 minuti dalla fine del primo tempo sul 13-9 vuole parlarci su mister Galluccio con i suoi. 4 lunghezze di vantaggio Rubiera, il massimo vantaggio è stato di 5 gol per la formazione di casa, che però insomma paga qualche palla persa di troppo che indubbiamente hanno impedito di adesso di avere più sotto controllo il match. Romagna sta facendo fatica, però comunque non è affondata e questa è indubbiamente una nota di merito per la formazione ospite. Le squadre vengono richiamate sul parquet. Rubiera deve scontare
l'inferiorità numerica ancora per un minuto e 50 secondi circa. C'è Oleari in campo con Pereira e Strada, Dall'Aglio pivot, Patroncini, Boni, Ale, Ali. Attacco di Rubiera con Oleari per Strada, corre Oleari, sale Dall'Aglio, Strada, mentre viene praticamente marcato a uomo Pereira, Strada, la conclusione, la palla sul palo e poi il recupero del giocatore rubierese, la rimessa in gioco è per Rubiera. Strada, Oleari, Strada, Dall'Aglio, ancora Strada, Oleari, la palla per Strada, per Oleari, Oleari per Strada, Strada vince il contrasto, c'è il fallo però, chiedono la distanza di 9 metri, palla per Pereira, la cannonata di Pereira, che è anche volato addosso a un giocatore del Romagna. 14-9, restano a terra entrambi, sia Pereira che il giocatore del Romagna. Il giocatore del Romagna è Antic. Che ha preso una cannonata non indifferente, visto che gli è arrivato in corsa come un treno Pereira, ha travolto tutto e tutti andando in rete. 27 minuti giocati, 14-9 per Rubiera. Si può riprendere a giocare ancora con la superiorità numerica per una quarantina di secondi per la squadra ospite. Antic, Rotaru, Antic, Antic, la palla per Rotaru, la conclusione, la tocca Voljuvac ma non riesce a deviare quanto basta. Decimo gol per il Romagna. Attacco di Rubiera, che adesso deve essere brava un po' anche a giocare con il tempo, visto che tra poco rientrerà un giocatore, quindi prendiamo anche fallo. Poi Strada va dentro fino in fondo perché non si è capito cosa ha fatto la difesa, si è completamente aperta, pur con l'uomo in più la difesa del Romagna si è aperta e Strada non si è fatto pregare due volte ad andare dentro. È terminata l'inferiorità numerica di Rubiera, ancora 5 reti di vantaggio per la formazione rubierese. La palla ad Antic, arriva ad Alonso Garcia, va al tiro, palla in rete nell'angolino di Alonso Garcia. Poi l'attacco di Strada, Strada, la palla per il taglio, la conclusione, la parata di Lombe su Oleari. Attenzione all'attacco del Romagna con la palla ancora per Alonso Garcia. Alonso Garcia subisce il fallo, 15-11 il punteggio. Rotaru, Antic, Rotaru, Rotaru attacca, va da Antic, Antic la finta, poi ancora Rotaru, Rotaru la conclusione, la parata di Voglio, rigore. Ma rigore, mi sembrava un alquanto dubbio questo 7 metri. Comunque Antic contro Voljuvac, Antic contro Voljuvac, va a realizzare ancora Antic e riporta meno 3 i suoi. Ultimi 35 secondi del primo tempo, c'è Panettieri in cabina di regia. Attenzione al gioco passivo, attenzione al gioco passivo, la palla per Panettieri che perde il pallone, palla recuperata però da Strada, la palla per Re dal parte opposta proprio per Panettieri che sbaglia però la conclusione
a tu per tu con Lambi e termina qua la partita, almeno il primo tempo, sul 15-12 Rubiera, che avrebbe avuto varie occasioni per poterlo chiudere più avanti questo primo tempo, e invece Romagna è ancora vivissimo.
Eccoci nuovamente in collegamento dal Palabursi di Rubiera, dove attendiamo l'inizio del secondo tempo di questa sfida della 20ª giornata tra Vikings Rubiera e Romagna. 15-12 il punteggio in favore dei padroni di casa, che in pratica sono stati in vantaggio per tutta la partita, anche con 5 lunghezze, ma non sono mai riusciti a dare la spallata decisiva perché hanno racimolato troppi palloni persi in fase offensiva. Questo ha permesso a Romagna in un modo o nell'altro comunque di dimostrare carattere e di restare a contatto, e quindi abbiamo una partita assolutamente aperta in questa ripresa. Tutto è pronto per l'inizio del match. Attendiamo solo il fischio degli arbitri per l'inizio. Si ricomincia dunque dal più 3 Rubiera, palli in mano però a Romagna in apertura di questo secondo tempo, in attacco con Rotaru. Alonso Garcia, dall'altra parte c'è Antic. Fino ad ora lui e Alonso Garcia sono stati indubbiamente i due giocatori, assieme al portiere del Romagna, che hanno tenuto in partita la formazione ospite. L'attacco con Rotaru proprio per Alonso Garcia. Antic, la palla che taglia tutto lo spazio ma viene recuperato da Rotaru. Rotaru, la palla recuperata però da Rubiera con il contropiede, la conclusione, il palo da parte di Strada. Altra occasione in attacco sbagliata da Rubiera, che comincia ad accumularne un pochino troppe, anche se ha 3 reti di vantaggio. Rotaru, la palla per Alonso Garcia, per Antic, Alonso Garcia, Rotaru, la palla all'ala, c'è una deviazione di Di Benedetto, quindi la rimessa in gioco è per il Romagna. Ancora Rotaru per Alonso Garcia, per Antic. Alonso Garcia va uno contro uno, poi la palla ad Antic che va al tiro, la parata di Voljuvac. Palla per Rubiera che può ripartire in velocità. Strada di Benedetto. Di Benedetto va uno contro uno, la conclusione, la rete di Piero Di Benedetto. 16-12 Rubiera. Ancora 4 reti di vantaggio per la formazione rubiarese. Torna in attacco allora il Romagna dopo 2 minuti della ripresa, 16-12 Rubiera. Antic che si è spostato centrale, poi si scambia con Rotaru, la palla da Alonso Garcia proprio per Rotaru, la palla per Antic all'ala, la conclusione dall'ala, ancora Voljuvac a dire di no al tiro del giocatore avversario. Torna in attacco Rubiera con Pereira, Di Benedetto, la palla persa ma con il fallo su Di Benedetto. Nove metri dall'aglio a rimettere il gioco. Sempre l'uscita in marcatura di Albertini sul terzino sinistro di Rubiera, in questo caso è Di Benedetto. L'attacco da Strada, Di Benedetto per Pereira. Di Benedetto, Strada, la palla al pivot, la conclusione fuori di Dall'Aglio, ma c'è il fallo di Gollini e i 7 metri per Rubiera. Va ancora Boni dai 7 metri. Contro Lombè. Boni, la conclusione, la rete ancora di Boni, 2 su 2 dai 7 metri. Tornano 5 le lunghezze di vantaggio per Rubiera. 3 minuti e 30 giocati nella ripresa. Antic prova l'uno contro uno, non trova il passaggio, si chiude bene la difesa rubiarese. Si riprende dai 9 metri. Antic
Alonso Garcia, Antic, Rotaru. Palla per Alonso Garcia, Rotaru. Rotaru va uno contro uno, la palla recuperata da Boni, ma c'è un fallo su Rotaru. Nove metri, Gollini alla rimessa. Rotaru per Alonso Garcia, sotto mano ancora Voljovac a respingere il tiro e può ripartire Rubiera. Strada, la palla è per lui, viene attaccato da Antic che lo mette a terra, quindi 9 metri. Strada di Benedetto, Pereira. Di Benedetto, Strada, sale dall'aglio, la palla per il pivot, Strada, Strada per Pereira, Pereira attacca, va dentro l'area e subisce il fallo e c'è un altro 7 metri e l'esclusione per il giocatore del Romagna. Si tratta di Antic, 2 minuti di sospensione, ancora Boni dai 7 metri. Ancora Boni dai 7 metri. Conclusione di Boni, la palla sul palo, viene recuperata, no, viene recuperata da Romagna. Sfortunato stavolta Boni, ha preso sulla deviazione del portiere da Romagna, è andato a centrare il palo. Extra player per il Romagna, anche se ci mette un po' di tempo ad entrare Tassinari, lo fa adesso. 5 minuti trascorsi nella ripresa, più 5 Rubiera. L'attacco di Tassinari per Alonso Garcia, sale Albertini, ancora Tassinari. La palla che arriva in un qualche modo a Rotaru, Rotaru si butta dentro, Tassinari, Tassinari per Rotaru, Rotaru si butta dentro, rischia di tutto, gli arbitri non fischiano. Danno adesso un 9 metri, Tassinari, Tassinari, la palla al pivot che riceve, va alla conclusione, va in gol. Hanno risolto una situazione complicatissima quelli del Romagna, poi la conclusione è la rete di Patroncini sulla rimessa veloce e allora restano 5 le reti di vantaggio di Rubiera sulle 18-13 dopo che in precedenza aveva realizzato Rinaldo. Sempre più 5 Rubiera, sempre extra player per la formazione ospite. Tassinari, Rinaldo per Rotaru, Rotaru si va da Tassinari per Alonso Garcia che va via molto bene, la parata ha colpito il portiere, sono due minuti questi qua, grossi come una casa, sono 2 minuti, esclusione il giocatore del Romagna. Altra esclusione per il giocatore del Romagna, 18-13. Sei e 40 giocati nel secondo tempo, più 5 Rubiera, palla in mano. Attenzione che ancora per qualche secondo c'è la doppia superiorità numerica, ma tra breve rientrerà Antic nella formazione ospite. Di Benedetto, Oleari, Oleari va dentro, il fallo è 2 minuti, fallo è 2 minuti ancora, grossi come una casa, anche in questo caso Rinaldo è proprio andato sul braccio del giocatore di Rubiera al tiro, una ingenuità questa perché hai già 2 esclusioni, non puoi andare a farti beccare in questo modo. Altro tiro dai 7 metri per Rubiera, questa volta va Piero Di Benedetto. Di Benedetto dai 7 metri, la conclusione, la rete
di Piero Di Benedetto per il massimo vantaggio Rubiera, 19-13. Rientra Antic, giocano l'extra player ma con due giocatori in meno, la formazione ospite del Romagna. Antic marcato a uomo, Tassinari per Rotaru, ancora Tassinari, Rotaru, Tassinari, taglio, la palla per Rotaru che va via, la conclusione va in gol, Rotaru. Poi la rimessa veloce di Rubiera, non veloce perché lascia trascorrere del tempo, la palla per Patroncini, strada per Di Benedetto. L'attacco di Rubiera che rientra con il pivot dall'aglio, strada Di Benedetto, la palla per Oleari, all'ala la perde Boni, poi non arriva la palla al pivot ma arriva Di Benedetto per Oleari, la conclusione, lo sfondo di Oleari. Rubiera fa confusione adesso che ha il vantaggio della superiorità numerica invece di giocare con calma. Più 5 Rubiera, 19-14. Palla per Antic che si butta subito dentro, prende il 9 metri. Rotaru, Tassinari, va dentro Rotaru, la conclusione, il palo che questa volta regala un possesso a Rubiera in attacco. Termina la prima esclusione, ma allora sta terminando anche la seconda. Attenzione, bisogna, quasi rischiato di perdere il pallone Oleari, invece palla recuperata. Vediamo questo attacco molto lento di Rubiera, vediamo come verrà articolato con la palla per Oleari dentro per il pivot, la conclusione, la rete di Dall'Aglio che però non viene considerata valida. 9 metri per Rubiera. Di Benedetto, la palla al pivot, la rete dell'ex Dall'Aglio che va in gol per il 20-14. Provano la rimessa veloce, Antic a spazio, Rotaru va dentro, la conclusione, la rete di Rotaru. Rimessa veloce anche per Rubiera, 20-15 il punteggio, ma Di Benedetto rallenta il gioco. 10 minuti andati nel secondo tempo, più 5 Rubiera, massimo vantaggio ricordiamo è stato di 6 reti per la formazione rubiarese. Dall'Aglio, strada, Oleari, strada, ancora Oleari, la conclusione, il gran gol di Oleari all'incrocio dei pali. 21-15 per Rubiera, prova Antic, perde il pallone ma per un fallo, quindi si è già ripreso il gioco. Ancora Antic, la palla per Alonso Garcia che trova il pivot, sfondo di Alonso Garcia, la palla recuperata da Rubiera con lancio in contropiede, Patroncini, la conclusione, la rete in contropiede di Patroncini per il più 7 Rubiera. 22-15. Undici minuti giocati nella ripresa, più 7 Rubiera. Attacco del Romagna con Rotaru, Alonso Garcia, Antic, Alonso Garcia, la finta, la conclusione, va in gol Alonso Garcia. Mentre resta terra Cavina. E viene invitato in malo modo dagli arbitri a uscire dal campo, però potevano fermare il tempo se non volevano che si perdesse tempo, credo, in questa situazione. Poi ovviamente protesta Tassinari, giustamente credo, per questa cosa, e gli arbitri mandano
tra virgolette, a quel paese anche Tassinari. Strada, Pereira, Pereira va dentro, la palla in rete di Pereira, 23-16. Prova la rimessa veloce Antic, fermato dalla difesa rubierese, 9 metri, bisogna asciugare il parquet. ...12 minuti 20 secondi giocati nel secondo tempo, più 7 Rubiera, 23-16... 9 metri in favore del Romagna. Si riprende a giocare Rotaru centrale, Alonso Garcia, sale Albertini, Rotaru, la palla quasi rubata da Pereira, Rotaru per Antic, ancora Rotaru per Alonso Garcia, la palla al pivot, ancora la rete di Rinaldo. Stiamo difendendo male sul pivot, bisogna dire che bisogna cercare di difendere un po' meglio sul pivot, perché già il terzo gol Rinaldo molto bravo a trovare gli spazi nella difesa rubiarese. Dall'aglio di Benedetto, Pereira, Strada, Pereira per Di Benedetto, il tiro di Di Benedetto dai 9 metri, la palla in rete per Piero Di Benedetto, 24-17, poi la palla recuperata da Rubiera che torna in attacco con calma, Di Benedetto aiutato da Voljuvac per Strada. Torna in attacco Rubiera sul più 7 con calma, adesso che ci avviciniamo a metà ripresa è giusto anche cominciare a ragionare un pochino di più. La palla per Di Benedetto per Strada per Di Benedetto per Pereira, la conclusione di Pereira, 7 metri 2 minuti per il numero 23 Zavagli, che non so cosa abbia fatto onestamente, oltre a difendere in area, e quello in dubbio, però i 2 minuti, non ho capito il senso dei 2 minuti. 7 metri per Rubiera, va Di Benedetto, dai 7 metri la conclusione completamente fuori. Questo tiro di Di Benedetto, uno dei problemi di Rubiera è che non ha un rigorista affidabile, purtroppo, già 2 rigori sbagliati su 5 assegnati dalla formazione rubierese, extra player per il Romagna. Tassinari per Alonso Garcia, sale Albertini, Rinaldo indietro per Rotaru per Tassinari, per Alonso Garcia, Tassinari ancora Alonso Garcia, la conclusione, la rete all'incrocio dei pali di Alonso Garcia. Rubiera parte con la rimessa veloce, con la conclusione, la rete di Piero Di Benedetto, 25-18 il punteggio. Abbiamo girato la boa di metà secondo tempo, attacco del Romagna, Rinaldo per Alonso Garcia, Rotaru, Alonso Garcia ancora andato via, chiude Pereira. Due minuti a Alonso Garcia e 2 minuti a Cavina, che non c'entrava niente.
Cavina rimane un attimo lì, dice, perché i due minuti a me? Avrà avuto qualcosa, è ancora là che non capisce perché ha preso due minuti. E due minuti invece ad Alonso Garcia. Che calcia platealmente in panchina, gli arbitri fanno finta di non vedere che queste cose qua l'ha fatto davanti all'arbitro. Ingenuità colossale di Alonso Garcia, gli arbitri hanno fatto finta di niente, però insomma gli arbitri bisognerebbero che cominciassero a guardare anche queste situazioni, e al di là del fatto che secondo me i due minuti sono giusti per Alonso Garcia, ma sull'altro fronte credo fossero per Pereira e non per Cavina. 25-18 Rubiera, sedicesimo della ripresa che sta arrivando. Tassinari per Rotaru chiuso da Pereira. Gioca extra player il Romagna. Tassinari, ancora Rotaru, va al tiro, la palla deviata dal muro, rimessa in gioco in attacco per il Romagna. Rotaru, Tassinari per Rotaru che ha troppo spazio, sbaglia, ma c'è il tiro di rigore perché ha difeso decisamente male in questo frangente di Benedetto, e quindi 7 metri per il Romagna. Va Antic dai 7 metri, fino ad ora percorso netto per lui. Antic, la conclusione, la palla in rete, 3 su 3 dai 7 metri per Antic. Più 6 Rubiera, 17 minuti giocati nella ripresa. Attacco della formazione rubierese in extra player. Di Benedetto, Pereira la palla al pivot, la conclusione, la rete di Dall'Aglio per il nuovo più 7 Rubiera. ...26-19... rientrano i due giocatori, uno per parte. Rotaru per Tassinari, fallo a Cavina, ha rischiato lo sfondamento. Tassinari, la palla a Rotaru per ancora lui, Rotaru chiuso, palla sempre tra gli esterni, poi alla fine va al tiro e trova il gol, non si sa come, Chiarini, bravo. 26-20. Nagava Osseini, la palla di Benedetto. Di Benedetto, Nagava Osseini all'ala, Patroncini, ancora l'ucraino, chiede Cavina, calma, esce e lascia il posto all'altro giocatore imolese, Dall'Aglio. Fuori di Benedetto, dentro Bonassi nella formazione rubierese, che rischia il gioco passivo. Pereira, la conclusione, c'è la parata però di Lombè. 26-20, torna in attacco il Romagna con Tassinari, la palla per Rotaru chiuso dalla difesa rubierese. 19 minuti della ripresa, più 6 Rubiera. Tassinari, Rotaru, la solita finta, il tiro, la parata, c'è il fallo di Bonassi. E altro 7 metri per il Romagna. Va sempre Antic dai 7 metri. La palla in rete. Porta meno 5 i suoi. Attenzione perché questa partita non è chiusa. Rubieri in attacco con Nagavalsini per Bonassi, Pereira. Dall'Aglio, Navid per Pereira, il tiro, passi,
passi di Pereira. 10 minuti alla fine. Chiarini, la palla per Rotaru, c'è il fallo prima questa volta di Bonassi, 9 metri. Tassinari, palla che gioca per linee esterne, Chiarini per Rotaru, questo è sfondo, con tutta la casa, palla recuperata in difesa da Rubiera che con calma torna in attacco. Bisogna asciugare il parquet, 20 minuti e 42 secondi sul cronometro, 26-21 per Rubiera. Si riprende dunque a giocare con Rubiera, palla in mano e 5 reti di vantaggio a 9 minuti dalla fine. Pereira, Navid, ancora Pereira per Navid si butta dentro il tiro e la rete di Navid Nagavaoseini, secondo gol per lui, a incrociare e a cogliere in controtempo il portiere del Romagna, poi a conclusione la rete anche di Tassinari dall'altra parte, su cui la difesa rubierese indubbiamente ha qualche colpa di troppo per una conclusione lasciatagli troppo libera. Soprattutto hanno faticato poco per trovare questo gol i giocatori ospiti. Più 5 Rubiera, l'attacco, la formazione di casa con Dall'Aglio, Navid, Pereira, Borassi, Pereira, Navid, la palla persa da Rubiera e no, la rimessa per Rubiera perché è stato bravissimo Dall'Aglio, si è tuffato all'ultimo ed è riuscito a farla andare addosso a un giocatore avversario. Pereira, la conclusione di Pereira, la palla in rete a spiazzare il portiere del Romagna, 28-22. La palla ancora al pivot, la conclusione e la rete di Rinaldo. 5 sempre le reti di vantaggio di Rubiera, ma adesso non stiamo facendogli perdere tempo, questo non va bene, dobbiamo fare in modo che perdano più tempo nell'attacco, poi possono anche far gol, ma devono faticare di più. Più 5 Rubiera, 22 minuti e 45 secondi giocati. Strada per Oleari per Strada, la finta di Strada, la conclusione, la parata ancora del portiere francese del Romagna, poi Antic in contropiede, la conclusione, la parata di Voljuvac su Zavagli. Dall'altra parte Patroncini, Strada, la palla per Bonassi, per Oleari, ancora Bonassi, palla persa, non fischiano niente gli arbitri, attenzione al contropiede con la palla per persa, malamente persa dal Romagna. Time out Rubiera, perché a 6 minuti e 30 secondi dalla fine bisogna che ci parliamo sopra e la gestiamo con lucidità. Più 5 Rubiera. Gli ultimi attacchi però giocati male dalla formazione rubierese. 23 e 29 sul cronometro del secondo tempo, 28-23 il punteggio in favore della formazione rubierese. Rubiera praticamente in vantaggio per tutta la partita se si esclude il 2-1 proprio in avvio del Romagna, poi sempre vantaggio rubierese, 5 lunghezze
sono stati un margine abbastanza costante, anche se Romagna aveva chiuso alla prima frazione sotto di 3, ma poi nella ripresa Rubiera è andato varie volte sopra di 7. Palla in mano per Rubiera, 6 minuti e 30 secondi da giocare in questa partita. Ritorna Di Benedetto in campo per Rubiera. Di Benedetto, Oleari, Patroncini, Di Benedetto. Di Benedetto il tiro alto però di Di Benedetto. Giochiamo più con il tempo, se abbiamo chiamato time out per fare questo è veramente un controsenso. Tassinari dall'altra parte, Antic, la palla recuperata da Oleari in difesa. Giochiamo con tranquillità, attacchiamo ma senza andare a forzare tiri, perché non ha senso con 5 reti di vantaggio complicarsi la vita. Di Benedetto, Dall'Aglio, Oleari, Strada, Strada per Oleari, Oleari a spazio, va dentro la conclusione e la rete di Oleari per il 29-23 Rubiera. Adesso vediamo di fargli sudare un po' in attacco, non subito al tiro. Chiarini, Chiarini, c'è lo sfondo di Chiarini, meglio di così non può andare. Sfondo di Chiarini, palla recuperata da Rubiera. Arriviamo a 5 minuti dalla fine, in questo momento più 6 Rubiera, sempre Strade, Oleari, Terzini al centro di Benedetto, pivot Dall'Aglio, alle ali Patroncini e Bartoli. Di Benedetto, Strada, Strada per Di Benedetto, per Oleari, Oleari, ancora la palla per linea esterna recuperata da Romagna. Ci stiamo complicando la vita da soli in questo finale, quasi aver paura di vincere la partita. Altra palla persa, più 6 comunque per Rubiera. In attacco è rientrato Alonso Garcia, proprio lui, palla in mano centralmente per Antic. Antic gioca con Rinaldo, fuori per Tassinari, Alonso Garcia, Antic chiuso bene in difesa da Strada, benissimo in difesa Strada. 4 minuti alla fine, ancora Antic, doppio pivot per il Romagna. Bisogna asciugare il parquet, no, vediamo se si può riprendere a giocare. Sì, Antic, Antic uno contro uno, va al tiro Voljovac, la parata, la palla recuperata da Rubiera e quindi si ritorna in attacco sul più 6, palla in mano con Strada, Oleari. Esce Dall'Aglio, Oleari, Di Benedetto che accelera per Strada, Strada Di Benedetto, Oleari, cambio di direzione di Oleari. Tre minuti, siamo al 27esimo, tre minuti ancora da giocare, rischio di gioco passivo, ma va bene così. Oleari dai 9 metri, il tiro murato, la palla recuperata da Rubiera, rischio di gioco passivo sempre con Strada, il passaggio di troppo, ma va bene così, abbiamo comunque perso un sacco di tempo, questo fa gioco ovviamente. Antic per Tassinari all'ala, la conclusione, la parata ancora di Voljovac sul tiro dall'ala. Ci aveva provato Bandini. 2 minuti e mezzo alla fine,
con Rubiera in attacco sul 29-23. Patroncini per Oleari, Oleari uno contro uno. Nove metri per Rubiera. Di Benedetto, Di Benedetto va via. Oh, il fallaccio! Il fallaccio di Alonso Garcia, che è andato, è già la seconda volta, perché va rosso a Garcia. Rosso a Garcia, perché anche nell'azione pochi secondi prima ha fatto lo stesso intervento sulla faccia di Oleari. Adesso viene mandato fuori Garcia. Ventinove a 23 il punteggio, 1:50 alla fine. Si riprende col 9 metri. Si riprende dunque a giocare. Rubiera in attacco, 6 gol di vantaggio. La palla per la conclusione, il gol ancora di Dall'Aglio per il 30-23. 30-23 Rubiera. 1:30 alla fine di questa partita. Attacco del Romagna. Chiarini. Antic, ancora palla per Tassinari. Tassinari per Antic, Antic al tiro, palla all'incrocio dei pali, gran gol questo di Antic. Un minuto alla fine della partita, 30-24 Rubiera. Rubiera che ha sempre avuto il vantaggio nel punteggio in questa partita. Torna al successo la formazione rubieresi, in attesa di vedersi ufficialmente anche dalla federazione, dopo che il CONI ha già deciso restituire i 5 punti che le sono stati tolti a questo punto ingiustamente dalla federazione, dal giudice sportivo. 30 secondi alla fine di questa partita. Antic, Antic, la palla per Tassinari, Tassinari per nessuno, che ha tagliato in area un giocatore del Romagna. Il tiro, la rete di Pereira dalla propria metà campo per il 31-24. Finisce qua, successo di Rubiera, che quindi guadagna 2 punti in classifica, supera il Romagna 31-24, torna al successo e a questo punto guarda alla salvezza diretta, in attesa che arrivino questi 5 punti restituiti in classifica.